Sappiamo tutti che la novità principale e soprattutto rivoluzionaria per Windows 8 è la start screen composta dalle piastrelle colorate. Ma l'esigenza degli utenti non può mancare il classico desktop, da molti considerata ancora una necessità per il sistema operativo Microsoft. Ebbene, Windows 8 al suo avvio si presenta con la start screen. E se noi volessimo iniziare subito ad usarlo dal desktop? Iniziamo la modifica aprendo il blocco note. Inserite il seguente testo: shell a capo command 2 icon file uguale a explorer.exe virgola 3 per la taskbar command uguale a toggle desktop. Andiamo su file, salviamo con nome, rinominatelo a piacimento. In questo caso preferirei mostra desktop con estensione scf. Tutti i file, andiamo a salvarlo sul desktop. Possiamo chiudere. Per fare ciò dobbiamo aprire la chat bar, andare su impostazioni, riquadri ed attivare mostra strumenti di amministrazione. Ingrandiamo la finestra, andiamo a cliccare su libreria utilità di pianificazione e poi con il tasto destro nella parte centrale selezionate crea nuova attività. Nella scheda generale inserite il nome che volete dare a questa attività, ad esempio mostra desktop. Nella scheda attivazione cliccate su nuovo. Impostiamo l'attività per l'avvio all'accesso. Clicchiamo su ok. Nella scheda azioni invece andiamo a creare una nuova azione. Impostiamo avvio programma come è di default. Utilizziamo il pulsante sfoglia per selezionare il nostro file scf che abbiamo creato in precedenza. Clicchiamo ora su ok. Nella scheda invece condizioni rimuovete la spunta dalla voce avvia l'attività solo se il computer è alimentato da rete elettrica. Adesso ad ogni login partirà di default il desktop al posto della schermata start. Il prossimo passo è riabilitare il pulsante start in modo da dare un senso completo tra desktop e la modern UI, ma questo lo vedremo in un prossimo tutorial.